Mi chiedono perché il mio patrimonio culturale sia significativo per me e perché sia così importante condividerlo con gli altri. Potrei cadere nella banalità, ma sinceramente non so rispondere alle loro domande. Potrei dire che l'Italia è un bellissimo paese, la storia, i monumenti, i romani. Potrei dire che tutto ciò mi ha reso più ricco nella mente e nello spirito e che è molto importante la condivisione con gli altri. Ti aiuta a comprendere il mondo sotto una visione più ampia, ti rende fonte di ispirazione e ti ispira a sua volta. Ma mi rendo conto che non basterebbe. È un argomento talmente ampio che spaventa. Ho paura di non riuscire a parlare, ho paura di non riuscire a comunicare. Cosa intendono per il tuo patrimonio culturale? Potrebbe essere ciò che mi caratterizza, ciò che mi identifica. Potrebbe essere la conoscenza che definisce la mia cultura, il mio sapere. Oppure, più in generale, gli edifici antichi della mia città, una certa etnia stanziata da quelle parti, con la quale magari si suppone io abbia avuto un confronto o anche un rapporto di qualunque tipo. Mi piacerebbe pensare che anche un film possa essere incluso nell'argomento. Sì, un film visto a tarda sera magari. O capitano, mio capitano. Ma anche un libro mi basterebbe, forse perfino una chiacchiera in dialetto. L'altro giorno ho immaginato di aver già risposto alle loro domande, in maniera esaustiva, lineare, correttamente insomma, come loro avrebbero voluto, e mi sentivo felice. Potrebbe essere un sentimento, o forse l'immaginazione stessa? Non saprei. Non è possibile ridurre un argomento così vasto ad una sorta di video pubblicitario. I borghi più belli d'Italia e bla bla bla, monumenti storici di inestimabile valore, pizza e mandolino magari. Non ho ancora nulla in mente ed il tempo scorre. Dovrei collaborare con qualcuno che ne capisca un po' di più, con qualcuno che mi dica che anche la musica o un'opera d'arte potrebbero concorrere. Tutti elementi che riempiono ed espandono la tua conoscenza, utili ad accrescere una determinata cultura. Alcuni di questi ti riempiono gli occhi, alcuni il cuore. È un insieme omogeneo che plasma il nostro essere. La condivisione, poi, ci fa sentire parte integrante dell'argomento, ci fa sentire vivi, ci permette di viaggiare con la mente principalmente, facendoci arrivare ad anni luce lontano da qui. E forse, dopo tutto, in quel mondo immaginario riuscirò a trovare le risposte alle vostre domande.